1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì. Allora, in diretta dal Palapanini di Modena vince la Leo Shoes 3-1 con Verona. Siamo con Maika Christensen, capitano della Leo Shoes, MVP della serata. Maika, non eri in ottime condizioni, hai fatto una grande gara, Modena porta a casa una vittoria importante. Sì, questo è veramente una vittoria di squadra, che ci abbiamo usato tutto che potevamo in campo, anche dell'energia, di supporto anche, che ho chiesto ai miei compagni soprattutto di darmi un po' di energia, e mi hanno caricato tantissimo, quindi siamo molto orgogliosi di portare questi tre punti a casa, che sono molto, molto, molto importanti, soprattutto dopo il secondo set, dove è stato un po' troppo difficile, un po' più difficile che doveva, mi sa, che abbiamo lasciato lì il set, però va bene, abbiamo fatto vedere il nostro carattere, e soprattutto nel terzo, e ha finito bene, questi tre punti sono di oro. Maika, siete arrivati, eravate dentro ad un momento molto difficile, avete vinto con Ravenna, siete andati a Roseller, avete piazzato 4 vittorie in Champions, oggi avete vinto con Verona e siete stati sempre dentro al momento, sia in quello difficile che in quello buono. Modena deve stare su questa strada. Sicuramente sì, non dobbiamo pensare degli errori, delle situazioni, che abbiamo il nostro gioco, abbiamo della nostra forza che ci può portare a vincere sempre, quindi dobbiamo sempre credere in noi, e io sicuramente sono molto, molto contento di essere a parte di questa squadra, che è molto bello di andare dai momenti un po' difficili e poi uscire da quello con i compagni di squadra. È un feeling molto bello, però non siamo usciti ancora, diciamo, abbiamo questo atteggiamento adesso, cioè abbiamo sempre qualcosa da provare, tipo, è bello. Grazie mille Maika Christensen, buon Natale. Allora, in diretta ancora dal Palapanini, dopo facciamo l'intervista con i giocatori. Andrea Giani, coach di Modena Volley, che è qui con noi, lo ricordiamo, la vittoria di Modena 3-1 con Verona. Giani, che adesso si sta complimentando con Maika Christensen. Poi avremo i nostri microfoni anche Daniele Mazzone, è già qui Daniele Mazzone, eccolo qua. Allora Daniele, hai superato il coach, hai messo la freccia. Daniele, hai fatto un'altra grande gara, 3 vittorie in Champions, la vittoria con Verona, eravate in un momento molto difficile, siete ripartiti e l'avete fatto alla grande. Nel frattempo Porre e Rinaldi penso ti vogliono, no, forse, no, niente, come non detto, prego. No, sicuramente questa è una partita importante per la conferma, dimmi tu, di quello che abbiamo fatto in Champions, contro squadre comunque di buon livello, non magari eccelso. Questo sta a rappresentare che comunque il campionato italiano è di altissimo livello, qualunque squadra tra le prime 8-10 potrebbe fare benissimo la Champions. Questa era una partita importantissima per il campionato, ma soprattutto per la Coppa Italia, per classificarci più in alto possibile, e poi comunque avere una conferma del campionato italiano ci serviva tantissimo per affrontare poi anche Trento e le squadre forti che verranno. Senti Dani, quelli di oggi sono punti importanti per la classifica e anche per la Coppa Italia. Con la vittoria di oggi si avvicina moltissimo la possibilità di giocare i quarti di finale in casa nella Coppa Italia. Sì, diciamo che in questo periodo è un po' un macello capire la classifica, perché bisogna fare dei calcoli creare dei logaritmi apposta. Però sicuramente porta a giocare bene, non ho visto una differenza di livello tra giocare in casa o in trasferta, anche perché comunque col palazzetto vuoto non abbiamo la spinta dei nostri tifosi, quindi penso che giocare in casa o in trasferta per questa Coppa non conti troppo. Proprio così, grazie mille Daniele Mazzone e auguri, buon Natale! Allora, siamo in chiusura dal Palapanini, dalle Leo Shoes Modena, che si impone 3-1 contro NBV Verona. Modena che torna in campo domenica sera alle 18, sempre al Palapanini, questa volta contro l'Itas Trentino. Buona serata a tutti, buona pallavolo!